un eroe della classe operaia, un martire dell'antifascismo, ma soprattutto è una figura antiretorica. Ci invita non soltanto a seguire le emozioni, i sentimenti, ma a usare molto l'intelligenza, a non rinunciare alla razionalità della battaglia politica, sociale e culturale. Ci impone di non essere pigri, di non essere conservatori, di non essere comuniste e comunisti o uomini e donne della sinistra che conservano Santini. Non è un padre della Chiesa, è un maestro di pensiero rivoluzionario. Bravo. Ed è così che io credo che noi dobbiamo ricordare Gramsci, non come fanno tanti rivolti con lo sguardo al Novecento per dire che quella era l'epoca degli ideali, della trasformazione sociale, della lotta, e che oggi tutto questo non sarebbe più possibile, che il capitalismo è l'unico non solo modo di produzione ma anche modello di civilizzazione, di convivenza, o meglio di competizione umana possibile. Il modo migliore, credo che tutti noi che siamo qui stamattina condividiamo, di rendere omaggio ad Antonio Gramsci e cercare qui e ora, oggi e con lo sguardo sul domani, di far vivere gli stessi imperativi categorici che mossero il giovane Gramsci alla lotta al fianco della classe lavoratrice e al fianco di tutti i popoli oppressi dal mondo. Oggi Gramsci è l'intellettuale più studiato e citato in qualsiasi angolo del pianeta in cui ci sia una lotta contro il capitalismo, contro la distruzione e la devastazione ambientale, contro l'oppressione patriarcale. E questo è il Gramsci che noi dobbiamo tenere vivo, costruendo l'unità tra di noi nella lotta e per la lotta. E lasciamo altri trasformare il nostro passato, la nostra storia in un museo. Cerchiamo invece di trasformarla e di viverla come un patrimonio che serve ogni giorno per lottare da comuniste, da comunisti, da uomini e donne della sinistra. Grazie, bravo. Grazie. Maurizio Ceppo.